Amici di Weekend Dance, lo spettacolo continua. Vedete come sono belle le streghette? La lunga notte di Halloween in Taverna 69. Guardate il servizio e voi salutate Weekend Dance. Ciao! Ciao! Scherzetto o dolcetto ad Halloween? A volte dolcetto, a volte scherzetto. Scherzetto. Scherzetto o dolcetto? Scherzetto. Così? Ma non ci credo. E tu? Scherzetto. Dolcetto. Sono caduta, mi sono... Sei caduta, Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Oh, incontabili! Ma come sei, come hai fatto a cadere? Sono scivolata. È scivolata sulla buccia della banana, sì. Sei scivolata sulla punta della banana? Sì, la buccia della banana e mi sono fatta male. Hai capito? Quindi attenzione, non scivolate sulla buccia della banana. State attenti. Ma guardate, guardate quanto sono belli. Nome? Marcello. Gabriele. Nome, 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 nome. Annalisa. Annalisa, perché sei così? Così come? Sei... Perché pensavo che era una foto. No, non ripeto. Pensava fosse una foto, ma questo è aglianico, è vino, no, è Halloween. Grazie, un bacione a tutti e venite a Taverna 69, veramente bellissima. Ma allora, quanto grazie. Sei bella. Tu? Giuseppe. Giuseppe, età? Età 30. Carmela. Età 30, 38. E c'è i pipistrelli, gente. Sì, sono una pipistrella. Nuovi pipistrelli. Baby, you know, let's take a break. Tryna hear what you say, baby. Why don't you love me? Quando si festeggia la notte di Halloween, scherzetto, dolcetto, è una coppia fantastica qua. Per cavalleria diamo il buon Halloween a Cristiana. Buon Halloween da Taverna 69. Scherzetto o dolcetto? Dolcetto, dolce. Sono buona. Ho trovato una persona più alta di me, quindi vado ad alzarmi. La conoscete sicuramente, quindi si presenta da solo, prego. Marco. Marco. Allora, buon dico Halloween. Io. Buon Halloween a tutti. Buon Halloween a tutti. Scherzetto. Scherzetto. Certo, io non copio, non posso copiare. Assolutamente. Dico, ma ti rendi conto in questa Taverna 69 che cosa è capace di fare? Assolutamente sì, assurdo. Quante persone ci saranno? 500? 500 persone. Un sabato normale che si festeggia Halloween. Ma perché la gente ha bisogno di divertirsi, questo è il divertimento. Assolutamente. Quasi non fosse così. Vabbè, è bello anche. Certo. Ma voi quanto vi divertite? Noi da morire. Vi divertite un sacco? L'accento romano, da morire. Io poi lei è parecchio che non lo incrociavo, l'ho vista stasera e mi ha fatto veramente molto piacere. È vero, da Natale, Capodanno. 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 Vi ho seguito in televisione, siete bellissime. Diti a Maria, io vengo sul trono. Posso andare sul trono anch'io? Vado a da Maria. A corteggiare chi? A corteggiare chi? Scherzo, c'è la moglie che guarda, scherzo. Insomma, il calore di Napoli, questa è una città bellissima, dove realmente tutto è permesso nei limiti, dal mangiare bene, dalle belle donne, dai luoghi particolari. Ma diciamo che ci si vive, io sono romano, quindi c'è un'altra storia. Romani e napoletani non vanno moltissimo d'accordo, però qua ci si diverte veramente con poco, e questo, il bello è questo, assolutamente. Roma è una città bellissima, è la capitale, insomma, ci sono anche dei punti d'incontro tra Roma e Napoli. Ma qua c'è più calore, devo dire la verità. Più passione. Più calore, più passione, più cuore, devo dire la verità. Pure avendo Roma da morire. Il romano che dice che noi abbiamo più cuore, più passione, cara Cristiana, è vero, così. Vero, eh? È così. Why should we wait forever?
un posto fantastico questo, perché realmente uno ci si diverte. Poi abbiamo l'animatore Felipe, che ho chiamato così Felipe, in segno di grande amicizia che abbiamo da tanti anni, ma è Filippo Mauriello. Benvenuto e buon Halloween! Benvenuto Giodino, benvenuto con le tue telecamere, come sempre qui alla Taverna 69 in questa serata meravigliosa e speciale. Vi siete superati, un sold out, non c'è nemmeno un posticino. Come tutte le sere, come tutti i sabato, grande sold out alla Taverna 69. Anche per Halloween, quindi il buon Filippo vi ricorda sempre, voi che siete in questo momento sintonizzati e guardate Weekend Dance, di prenotare a inizio settimana un tavolo e essere sicuri di essere protagonisti qui in Taverna 69. Sì, cercate di prenotare sempre, perché questa sera ci è dispiaciuto mandare tante persone indietro. Purtroppo ci dispiace sempre dire di no. Prenotate, il numero qual è? Sì, per la prenotazione 081 195 54 935. Ha una memoria di ferro, ma a parte la sua animazione sempre qui in Taverna 69, i prossimi appuntamenti che sono importanti da ricordare. Sì, il 14 novembre Luca Sepe, Radio Kiss Napoli, e il 24 invece abbiamo Mariano Bruno, Pigroman, Made in Sud, sempre facciamo, qui. Facciamo bene i conti, se il 14 è sabato e c'è Luca Sepe, 14 e 7 fanno 21, non 24. 21 novembre. 21, allora il 24 c'è una scadenza, perciò ha fatto confusione, quindi 21 novembre ci sarà Mariano Bruno da Made in Sud con le telecamere di Weekend Dance e Dino Piacenti. Sempre, sempre, TV ufficiale Weekend Dance. E il 24 la scadenza di Filippo. E il 24 la mia, perciò venite il 21. Buon Halloween a tutti! Festa di Halloween in Taverna 69 a Napoli, ma mi sembra un carnevale, siete vestiti benissimo, nome? Io Leonardo. Maria Rosaria. Che cosa rappresenti così, vestita, truccata? La sposa scheletra. La sposa scheletro, tu? E io lo scheletro. Che bello. Ho una curiosità pazza, l'avranno anche gli amici da casa, ma come si baciano due scheletri? Amici miei, ho veramente paura, perché è Halloween, ma... Allora non ho più paura, sono il suo tipo, come ti chiami? Mi chiamo Gaetano. Gaetano, complimenti per questo visito. Sembra una festa di carnevale stasera Halloween, complimenti veramente, eh? Sì, certo. Chi vuoi salutare? Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Oh, eccolo. È stato sicuramente l'Halloween party più forte in Campania per quanto riguarda le taverne, perché la Taverna 69 questa sera in Via Nazionale delle Puglie, Napoli Cittadella, grazie al titolare Salvatore e a tutta la tua squadra altamente competitiva, ha regalato una grande emozione questa sera in taverna. Sì, anche stasera abbiamo fatto sold out, quindi non abbiamo potuto accontentare tutte le nostre le richieste dei nostri clienti. Io come dico sempre, chiamate per tempo in modo che possiamo accontentarvi. Ma in questa occasione, se mi permette Salvatore, anche se avessero chiamato inizio settimana, era sold out già inizio settimana. No, diciamo già i primi due giorni della settimana abbiamo avuto già molte richieste, quindi abbiamo fatto una selezione della nostra clientela, quindi abbiamo accontentato diciamo i clienti più affidabili. Ho fatto tante interviste questa sera, tutte belle preparate le ragazze, e insomma truccate benissimo. Sembrava un veglionissimo di fine anno, non la festa di Halloween. Sì, questa è una festa che sta prendendo sempre più piede, quindi abbiamo molte, ogni anno è sempre diciamo in crescendo, diciamo questa è una festa che ormai ha preso piede. Ma la cosa importante della Taverna 69, amici che ci guardate da tutta la Campania, sono gli eventi, le feste private, si possono organizzare tutte le cose belle che voi desiderate per quanto riguarda le cerimonie, vero Salvatore? Noi facciamo due tipi di cerimonie, noi puntiamo molto sul divertimento, quindi non è la solita cerimonia che uno fa, vengono qua, ma oltre a mangiare bene si può anche organizzare una cosa molto divertente. Quindi naturalmente se decidete bene qui in Taverna 69. E poi
a parte le feste a tema, le feste private, feste di compleanno e qualsiasi tipo di cerimonia, i grandi eventi che caratterizzeranno anche tutto il mese di novembre. Sì, seguiteci su Facebook, abbiamo una serie di artisti che ci seguiranno qui in taverna. Già dal 14 Luca Sepe tornerà da noi, poi verrà Pico Man di Made in Sud, quindi a seguire, seguiteci su Facebook e anche sulle telecamere di Weekend Dance.